Cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi da Covid in alcuni reparti dell'ospedale Mazzini. La ASL di Teramo è corsa ai ripari disponendo nella riunione di ieri dell'unità di crisi misure straordinarie di sicurezza nei 4 ospedali della provincia. Tutti i ricoverati verranno sottoposti a tampone molecolare ogni 3 giorni in modo da individuare tempestivamente eventuali altri positivi. Saranno anche effettuati tamponi in caso di trasferimento del degente da un reparto all'altro. È stato inoltre istituito un comitato tecnico-scientifico che si riunirà già domattina con l'obiettivo di fornire indicazioni in grado di armonizzare i comportamenti clinico-organizzativi e favorire gli interventi di programmazione aziendale. Abbiamo chiesto nel corso dell'ultimo comitato ristretto una relazione alla ASL, alla direzione generale e alla direzione sanitaria, su quello che sta succedendo al Mazzini e soprattutto sulle misure che si stanno adottando per arginare la diffusione del contagio. Preoccupa l'aumento delle persone contagiate, dei pazienti contagiati. L'ASL ha assicurato e scritto insomma, che ha irrigidito il protocollo, le misure di restrizione, anche di monitoraggio e tamponamento. Deve essere fatto subito, lo pretendiamo ovviamente come autorità sanitaria e confidiamo assolutamente che queste misure possano essere utili e efficaci per arginare la diffusione. Quindi speriamo che questa attività di circoscrizione della diffusione del contagio produca immediatamente i suoi effetti. Come sindaci siamo puntualmente sul campo e stiamo monitorando e verificando quello che avviene, il lavoro che l'ASL sta facendo anche all'esito dell'unità di crisi che si è riunita ieri.